Eccoci ad una nuova puntata di A Tu per Tu, sempre ospitati qui dal Caffè dei Costanti, quindi comunque all'ombra della Basilica di San Francesco e quindi Piero della Francesca, con David Faltoni, perché insomma a noi non spaventa neanche le alte temperature, anzi, non spaventano, anzi si sta benissimo. Ecco, quindi. Si sta benissimo. Devo dire che in questa bella giornata ci sono anche tanti turisti intorno a noi, insomma fa piacere, sì, vivere questa piazza, sì, un po' più animata. Più internazionale questa, ecco, volta rispetto al primo. Prime puntate, direi che la presenza di turisti è aumentata. Ecco, vero? Quindi insomma magari poi verso settembre insomma facciamo una puntata anche su come è andato il turismo, facendo un po' anche i conti in tasca, insomma, appunto al nostro territorio. Allora, ospite di questa settimana, David, presentacelo tu, è un imprenditore, un giovane imprenditore. Allora, è un giovane imprenditore, Marco Cerofolini, quindi amministratore delle Prosperine, grossa azienda calzaturiera del nostro territorio di Subiano, realtà molto importante, quindi direi è bene avere figure così fresche, così giovani, che ci possono portare la loro esperienza, ci possono rendere partecipi anche dal lato del datore di lavoro di che cosa vuol dire garantire il lavoro e avere il lavoro, garantire il lavoro e quindi la prosperità per tutti. Ecco, intanto chiediamogli subito due note velocissime sulla sua azienda e insomma quanti dipendenti sono, che storia ha, da dove si parte e poi dove si arriva, magari ce lo dice più avanti. Ok, buonasera a tutti. Allora, la mia azienda è nata dall'unione dei miei genitori, di babbo e mamma, che negli anni 70 lavoravano per delle ditte importanti, un'azienda calzaturiera ci lavorava mio babbo, per una importante azienda di abbonamento lavorava mia mamma. Si sono messi insieme, si sono sposati nel 70 e hanno messo su questa piccola attività artigianale che all'inizio era solo per le tomaia, facevano dei semilavorati. Poi dall'86 hanno iniziato a creare un prodotto finito che ha iniziato a vendere, ci siamo specializzati su una tipologia di scarpa che era la ballerina e dopo nel corso degli anni, nel 90 sono entrato io, nel 92 è entrata mia sorella e diciamo tutta la famiglia lavora anche tutt'oggi all'interno dell'azienda. Quello che abbiamo fatto nel corso degli anni, magari che ci ha permesso di raggiungere dei risultati che ad oggi ci portano a essere ancora competitivi sul mercato, è quello che negli anni 90, quando sono entrato io, dopo alcuni anni, diciamo si era creata, Arezzo era un grosso polo per la calzatura così, e tutti o la maggior parte hanno iniziato a delocalizzare, a andare a aprire aziende per semilavorazioni in Tunisia, in Romania, chi andava in Cina, chi andava in Vietnam e noi abbiamo fatto una scelta che a quel tempo è stata coraggiosa ma è stata una scelta di controtendenza, cioè quella invece di mandare via le maestranze, appoggiarsi a aziende estere che potevano darti un lavoro con un costo del lavoro di un decimo rispetto a quello che costava in Italia, noi abbiamo iniziato a cercare di raggiungere un prodotto più curato, una qualità più alta e ad assumere personale, assumere persone giovani per poterle formare all'interno della nostra azienda, affiaccandole a persone che già erano 20 anni che lavoravano con noi. E questa scelta ci ha pagato perché diciamo, dopo quegli anni lì siamo arrivati negli anni 2000 che siamo diventati un'azienda appetibile per le griffe. Abbiamo iniziato a lavorare sull'alta moda e a tutt'oggi diciamo, nella nostra tipologia di scarpa siamo una delle aziende di riferimento per le grandi firme sia italiane che internazionali. Allora abbiamo capito insomma che la vostra è un'azienda familiare ma non nei numeri perché insomma comunque sono tante famiglie che contano, sì, diciamo sul fatto insomma che questa azienda rimanga in piedi. Ecco, quanto è difficile rimanere in piedi oggi? Perché siete un po' chi vi chiama capitani coraggiosi, chi vi chiama insomma comunque ci vuole tanto coraggio per rimanere in piedi e per dare fiducia insomma a così tante famiglie. Sì,
Visto che era la prima domanda non ti avevo risposto, noi attualmente siamo una trentina di addetti all'interno della nostra azienda, ma oltre i nostri 30 addetti abbiamo una serie di aziende che lavorano per noi per la quasi totalità, che sono circa 5-6 aziende e sono tutte nella zona, diciamo, di Subiano, del Casentino, Basso Casentino. Abbiamo un'azienda a Talla che è dall'86 che lavora per noi, una Rassina, Capolona. E, quindi un notevole, diciamo, alla fine, insomma, un indotto di un centinaio di famiglie che lavorano sul nostro lavoro, insomma. Quindi diciamo che il suo punto di vista è importante, Davide, volevi chiedergli? No, diciamo, lui ha già fatto una prima analisi. Io mi ricordo bene anche che negli anni 90 tutti sostenevano l'importanza della delocalizzazione, quindi che bisognava delocalizzare, che sembrava chissà quale panacea ci fosse, come ha detto lui, ahimè tutti questi che hanno delocalizzato alla fine non esistono più. E quindi direi che la scelta e quello che lui ha detto io condivido, quindi sicuramente non credo che il nostro paese, tanto per essere chiari, l'abbiamo già detto altre volte, possa vivere senza manifatturiero. Evidentemente c'è manifatturiere e manifatturiero, quindi la scelta che mi sembra che lui ci abbia detto è quella di puntare sulla qualità, quindi un manifatturiero di alta qualità. O sbaglio? Sì, no, non sbagli affatto. Fra l'altro, diciamo, la storia ci ha dato ragione, perché alla fine chi ha combattuto sul prezzo è stata una battaglia persa in partenza, perché sul prezzo arriva sempre uno che costa meno di te. Per quanto tu riesca a abbassare i prezzi, trovi sempre quello che le fa meno. Perciò quello che devi fare è cercare di avere un prodotto unico che nessuno te lo può competere, e anche avere un know-how aziendale che ti permetta che tu sia un'azienda unica, che quello che riesci a fare te non lo fai, a dare un surplus dando un servizio che magari noi oggigiorno può essere quello che ci arriva un disegno da Londra, uno schizzo di una scarpa e nel giro di un giorno gli realizziamo un prototipo. Questo è quello che una grande firma cerca, è l'elasticità di un'azienda, e quello lo paga volentieri, perché è quello che cerca, non guarda il costo. Ecco, ma puntare alla qualità è che evidentemente la qualità si punta in un'organizzazione complessa e su tutto, cioè, quindi, ma le maestranze oggi, specialmente parlavi ora di realizzare i campioni, i prototipi, ecco, ma voi siete fortunati che avete le vostre maestranze già formate che vi garantiscono un certo periodo, o riuscite anche, diciamo, a avere un ricambio e quindi a formare nuova gente, nuovi giovani, per esempio i giovani ci vogliono venire a imparare a realizzare le scarpe, allora, a imparare il mestiere, tanto per essere chiari. È vero, è una bella domanda. Diciamo che negli anni passati c'era più difficoltà. Ora ultimamente queste nuove generazioni di ragazzi, sarà un po' la crisi, sarà un po' tutto, ma sono un pochino più umili rispetto ai nostri predecessori, perciò anche il lavoro in fabbrica, il lavoro come operaio, lavorare per un'azienda che lavora sulla moda, così è diventato un lavoro appetibile, mentre prima si voleva tutti essere ingegneri, medici o avvocati, ora diciamo ci siamo fatti un bagno di umiltà un po' tutti. Quello magari, ecco, noi nel passato, diciamo, da un'azienda che lavorava con nata, diciamo, con i miei genitori, che gli operai erano le figlie o i figli dei contadini che magari andavano a lavorare in fabbrica quegli anni lì, e Subiano e la zona del Basso Casentino era una zona rurale nella quale si trovavano molte maestranze, che gente che era abituata a lavorare, a fare fatica, e non gli stava pensiero il lavoro. Ci siamo trasformati, ora siamo un'azienda un pochino più internazionale, perché all'interno della nostra azienda noi abbiamo ad esempio una nostra capomodellista che è una ragazza casaca, abbiamo una ragazza marocchina che lavora con noi, abbiamo le albanesi, però diciamo la base forte è sempre subianese, però insomma ci siamo un po' allargati come visioni. Allora, io un altro aspetto, no, che spesso
gli imprenditori si lamentano, e anzi diciamo più aspetti, ma i due aspetti: uno, l'eccessivo prelievo fiscale contributivo e l'eccessivo costo del lavoro, e l'altro il rapporto con i mercati finanziari. Ecco, voi questi due aspetti come li vivete? Ecco, diciamo, prelievo fiscale. Prelievo fiscale, diciamo, una bella tagliola che abbiamo sulla testa, e purtroppo non si può eludere, cioè nel senso questo ci sa e bisogna sopportarlo. Diciamo che noi imprenditori magari li pagheremmo anche più volentieri le tasse se si vedesse i soldi che si spendono in servizi, in strutture, in cose tangibili che ci potrebbero permettere di lavorare meglio, e invece questo purtroppo viene a mancare spesso e volentieri. Invece il rapporto con i mercati, con le banche, con i mercati finanziari è un rapporto facile o un momento facile o un momento complicato? Questo in generale è un momento molto difficile. Per noi siamo andati sempre un po' in controtendenza, perché cioè, noi quello che abbiamo fatto nella nostra vita è sempre stato quello di considerare l'azienda come la famiglia. Perciò, cioè, mentre tanti imprenditori quando iniziavano a guadagnare due soldi aprivano l'agriturismo, diversificavano, compravano il locale commerciale, noi abbiamo sempre investito nell'azienda, perciò noi l'azienda è la nostra vita, e questo ci permette che oggi noi possiamo fare a meno del credito, e siamo un'azienda che ha dei rating molto alti, e perciò fortunatamente abbiamo le banche che sono in fila per cercare di poterci prestare il denaro. Questo aiuta in questi mercati, anche perché dopo le varie vicissitudini dei mercati, i crediti viziati, quasi così, le aziende che insomma sono solide, strutturate come noi, sono quelle che le banche vanno a cercare. Perciò la crisi da questo punto di vista non l'abbiamo sentita, però c'è. Ecco, un altro aspetto, no? Si dice molto che questo governo, quindi con le ultime riforme, ma insomma sono un po' di anni che si interviene nel mercato del lavoro, ma soprattutto il cosiddetto Jobs Act. Ecco, la vostra azienda ha usufruito, ha trovato beneficio da questi strumenti, nuovi strumenti normativi, oppure no? O se ne è avvalso? Che prospettive ci sono potenzialmente se avete utilizzato Jobs Act? Cosa pensate di fare allo scadere dei benefici dei cosiddetti contributi figurativi? Sì, allora, per quanto riguarda queste agevolazioni sulle assunzioni, noi ne abbiamo già usufruito nel 2011 con la legge Fornero, assumendo 3 persone che poi abbiamo fatto dei contratti a tempo indeterminato, e altri 3 ora l'abbiamo fatte lo scorso anno col Jobs Act, e anche quelle pensiamo di portarle, insomma, di trasformarle in tempo indeterminato. Quindi insomma sono stati utili queste? Sì, sono stati, sicuramente. Erano delle figure che noi, diciamo, siamo arrivati al compimento della struttura che io avevo in mente per la mia azienda. Ora siamo arrivati a questo compimento, mi mancava 2 o 3 figure. Ora l'ultima ne abbiamo assunta proprio all'inizio di quest'anno, che è un responsabile per la qualità e un tecnico super specializzato. Ecco, i rapporti all'interno della vostra azienda, diciamo, la vostra è un'azienda più o meno sindacalizzata, avete una struttura interna, quindi avete, oppure no? Allora, noi abbiamo sempre dato libertà ai sindacati che volevano avere dei colloqui, che hanno fatto sempre delle riunioni, però che io sappia all'interno della mia azienda non c'è nessun dipendente che è tesserato per nessun sindacato. Okay. E questo, ecco, secondo te è positivo, oppure, quindi insomma, avere un'azienda estremamente sindacalizzata è un limite, può essere un problema o un beneficio? Bisogna vedere le circostanze sicuramente, se magari a volte ci sono degli imprenditori che sfruttano i dipendenti, magari il sindacato può essere utile. Noi siamo sempre stati persone, noi abbiamo sempre lavorato gomito a gomito con i nostri dipendenti, cioè io sono persone che ho conosciuto, che sono entrate a lavorare nella mia azienda, che avevano 14 anni, sono cresciute con me, cioè abbiamo un rapporto, è più il rapporto umano. Quindi che il rapporto datore voi, insomma, di lavoro. La vostra azienda svolge anche una funzione sociale, di assistenza, di... Sì, noi
Quindi ti posso dire che io Olivetti. da quando lavoro, cioè noi non abbiamo mai fatto un'ora di cassa integrazione, cioè non abbiamo mai avuto dei fermi di produzione, cioè, di due a volte cioè, i dipendenti che mi tocca obbligarli ad andare in ferie perché hanno un sacco di ferie arretrate e, anche se il lavoro bisognerebbe stessa lavorare, però ce li devo mandare perché giustamente devono fare un tot di ferie l'anno. Quindi insomma ne traiamo uno spaccato di estrema felicità, insomma qualche No, solo fiori no, perché i momenti sono molto difficili, cioè anche sul discorso della moda, alta moda, specialmente loro all'ultima stagione ci sono state grosse flessioni, si parla di sull'alta gamma di un calo di vendite del 25%. Noi, diciamo, le firme che abbiamo noi hanno risentito meno di altre della media delle vendite, però sai come si dice, quando piove anche se c'hai l'ombrello un pochino ti bagni sempre. Quelli che invece dovrebbero difendere, cioè, quindi i sindacati degli imprenditori, cioè le associazioni di categoria, ecco, voi che rapporto avete? Ultimamente si sono espresse appunto nei confronti di queste tariffe, quindi rifiuti, acqua, perché sono troppo alte. Il presidente di Confindustria, Andrea Fabianelli, più volte ha detto vorrei un paese normale, quindi evidentemente non lo è, perché insomma se il presidente di un'associazione che tra l'altro ora riunisce Arezzo e Sienegrosseto, quindi insomma una bella fetta della Toscana, fa questo tipo di affermazione, evidentemente qualcosa di storto c'è. Che rapporto avete e insomma quanto condividete anche questo tipo di esternazione? Sì, no, io condivido pienamente l'esternazione del presidente Fabianelli. Noi fra l'altro siamo sia associati con Confindustria che con Confartigianato. Io sono, anzi, fra l'altro nel reparto calzaturiero sono vicepresidente toscano di Confindustria e faccio parte anche dei giovani imprenditori. Mio babbo è stato per anni e anni nel consiglio direttivo di Confartigianato di Arezzo, perciò insomma abbiamo sempre avuto ottimi rapporti con le associazioni, ci sono stati utili dal punto di vista della crescita perché ci hanno potuto aiutare organizzando dei corsi. Noi abbiamo fatto anche un paio di anni fa una serie di corsi aziendali proprio per i dipendenti, abbiamo insieme a Confartigianato abbiamo dato la libertà anche agli operai che lavoravano magari a una macchina di poter imparare l'inglese, perché magari noi abbiamo sempre questa esigenza di lavorare con clienti stranieri, così che a volte ormai è diventata consuetudine avere le bolle di lavorazione, i colori sono tutti ormai scritti in inglese, non si usa più l'italiano. E questo ci ha dato degli ottimi risultati. Abbiamo fatto anche dei corsi con una psicologa che ha seguitoci per creare più un team di squadra e questo lavoro di gruppo così. E perciò noi con le associazioni insomma ne abbiamo un ottimo considerazione, sì. Siamo nell'ultima parte insomma della nostra chiacchierata, intanto l'amico Marco Grotti ci delizia con il suo caffè e anche con buonissimo qualche caffè. Dolcetto, ma devo dire che insomma oggi di note dolci ne abbiamo sentite. È un grande ospite, ne abbiamo Marco. Sentite. Beh, insomma, è anche giusto dare questo tipo di esempi positivi, perché è vero che l'Italia appunto non è un paese normale, però evidentemente no, se è fatta anche di esempi, ecco, come lo esatto, se ci si impegna, suo, che sono positivi, ecco, e che sono quelli che tirano avanti il paese, quindi non è solo disgrazia. Esatto. Oh, tra l'altro, insomma, è un esempio talmente positivo che ha scelto anche di impegnarsi nella politica, seppur locale, ma insomma nella politica. Perché ecco questo impegno da vice sindaco? Perché allora dedicare del tempo, che secondo me è la cosa più preziosa che noi abbiamo, il tempo. Quindi insomma, comunque lo sottrae alla sua azienda, alla sua famiglia e lo dedica al suo territorio. Questa è stata una grande avventura, diciamo, alcuni anni fa è nata per una serie di vicissitudini questa opportunità di potermi candidare nel mio paese. Io avevo passato magari i miei primi 20 anni di lavoro chiuso dentro la mia azienda cercando di strutturarla al meglio, di lavorare solo per quella. Diciamo, quando sono arrivato al punto che mi si era un po' strutturata, che iniziava un pochino, che poteva camminare anche con le sue gambe, è nata quest'idea era quella di cambiare un po' le cose nel comune dove vivevo, perché io ho una famiglia, ho 3 figli come giustamente hai detto te,
e mi sono detto è inutile, la gente, sentivo tutti che si lamentavano delle cose perché magari quello non funzionava, quell'altro non andava bene, una cosa o un'altra, e io non mi piace lamentarmi, sono forse un uomo del fare, cioè stare a criticare è troppo facile, bisogna tirarsi sulle maniche e cercare di fare qualcosa. Un po' renziano, ora non dico niente. Ma si dice Forza Italia e non si può più dire perché qualcuno ci ha fondato un partito, ma d'altra parte. Vabbè, così ti ho detto, insieme ad altre persone è nata questa opportunità. Diciamo, a grande sorpresa abbiamo vinto le elezioni comunali e abbiamo cambiato il colore del comune, che era magari un po' incancherito, su un colore che era decenni e decenni che la faceva, ormai era monopolizzato, e abbiamo provato a fare le cose nella maniera nostra, cercando un po' di cambiare presupposti, cercando di dare spazio alla meritocrazia e non tutte persone che venivano fuori dal mondo del lavoro e nessuno che veniva fuori dai partiti, insomma. Allora, intanto che gli diamo il tempo di prendere un attimo il caffè, gli facciamo anche l'ultima domanda, Davide, per capire sicuramente, insomma, che la sua azienda sia un bel treno in corsa, questo l'abbiamo capito, un bellissimo esempio. Immagino che però l'amministrazione comunale, insomma, se proprio dobbiamo fare un confronto, magari è una tartaruga, perché la lentezza, ecco, rispetto al privato, cioè, mi viene un'idea, no? Poi la porto a realizzazione. Presumo che sia molto molto più complicato. Beh, quindi anche scontrarsi magari con questo tipo di realtà, immagino che non sarà, certo, semplice per chi questo viene da un mondo. Magari lo chiediamo proprio a lui, anche perché credo che fare l'imprenditore, quindi essere abituato a ragionare in termini concreti, e soprattutto chi è imprenditore di se stesso a decidere velocemente, anche perché le imprese, se non decidono velocemente, non vivono, mentre ahimè sappiamo che la pubblica amministrazione si denota per la sua lungaggine, per la sua burocrazia, per la sua rigidità anche normativa, che di fatto spesso porta, dalla fase dell'ideazione alla realizzazione, progettazione di un'opera, passano decenni. Si fa tempo a cambiare di nuovo il colore. Come sei trovato con questa lentezza? Sì, diciamo che passando dal mondo del lavoro, specialmente un lavoro come il mio sulla moda, che è molto frenetico, è lo scoglio più grande affacciarsi a una pubblica amministrazione. C'è da dire che è vero che quando uno è imprenditore rischia il suo e lavora sul suo, perciò magari scelte giuste o sbagliate le fai in maniera immediata, però sei te che ne hai i benefici o ne paghi le conseguenze. Lavorando sui beni di tutti, magari qualche paletto in più è giusto anche che ci sia, però in Italia ce ne sono un po' troppi, insomma. È vero che a volte è scoraggiante questa burocrazia, che uno ha mille idee, però per portarle in fondo alla fine ne devi ridurre a poche, perché sennò tanto trovi una serie di ostacoli che non ti permettono di raggiungere gli obiettivi che ti eri prefisso, insomma. Allora, noi auguriamo al nostro ospite, insomma, di portare il comune di Subiano a camminare più veloce, visto che si parla di scarpe, insomma, fare dei passi un pochino più veloci rispetto a quelli che magari poteva fare in precedenza, Davide, e lo ringraziamo ovviamente per essere stato con noi. Per averci reso partecipe della sua avventura e della sua positività, io direi. E ci vediamo ovviamente la prossima settimana. Qui sempre con un po' di caldino, ma insomma a noi ci piace, e sempre all'ombra di Piero della Francesca. Sempre. Alla prossima settimana. Grazie. Grazie a voi.